Ci riproviamo, ci troviamo a Ios, nelle isole Cicladi in Grecia e come al solito vi parlerò, questo video verrà caricato sul mio canale YouTube, mi trovate sul mio canale YouTube e parleremo di libri della mia ultima lettura, con questo bel panorama, anche per fare qualcosa di diverso, perché per molti video sarà la location della mia vita qui, come ogni estate ormai da moltissimo tempo. Vi parlerò della mia ultima lettura, che è una raccolta di racconti di un autore americano scomparso prematuramente, unica raccolta di racconti da lui pubblicata, unica sua produzione. Sono 12 racconti in cui lui ci narra dell'America, di un'America composta di persone, di loro storie, di vinti. Si intitola Trilobiti di Breeze DJ Pancake. Cercherò di alzare al massimo il mio tono di voce perché questo vento che spira è il Meltemi. E l'abilità di quest'autore è riuscire a far vedere le emozioni e anche tutto il panorama americano che scorre nei 12 racconti, dalla vita in famiglia delle famiglie di Mandriani a un figlio che vuole scappare lasciando la fattoria. Tutto questo viene intitolato Trilobiti dall'editor che ha di fatto scovato questo libro in Italia, pubblicato prima per ISBN e poi per Minimum Fax, prima nel 2005 e poi nel 2016. Io ho avuto modo di leggere quello del 2005. Trilobiti è il nome di un fossile e sono racconti che riescono a farci calare all'interno della dinamica della cultura americana. Il talento dell'autore è notevolissimo e supera di gran lunga, a parer mio, altre figure di autori che io ho letto in racconti brevi, ovvero lo stesso Carver, da tutti idolatrato. Carver non mi è granché piaciuto, David Foster Wallace in breve intervista con gli scrittori mi piacque un po' di più. Ho apprezzato come autori italiani i racconti, la raccolta di scritti brevi Sangue di Yogurt di Andrea G. Pinkets e Carimus di Stefano Benni. Quindi grazie a Pancake ho avuto modo di riavvicinarmi ai racconti brevi, tant'è vero che ora sto leggendo di Jennifer Egan Il tempo è un bastardo. Spero che si riesca a sentire meglio, perché prima ho provato già a fare un altro video, ma il vento qui non dà tregua. Sole meraviglioso, mare come vedete fantastico, ma il vento è terribile insieme con l'acqua gelida. Fra poco mi farò un altro bagno, spero che mi invidiate, ma c'è un bellissimo sole anche qui. E niente, sono racconti devastanti, da cazzotto nello stomaco, che ti fanno pensare, direi ti immalinconiscono alcune volte, ma è una lettura necessaria, è una lettura, è una narrazione potente, poderosa, che riesce a dare a un senso alle parole, a farti vedere attraverso le parole, a farti immaginare ciò che l'autore vuole trasmetterti. Vita vissuta reale, senza fronzoli, da cazzotto nell'occhio, dove i vinti giorno per giorno si confrontano con la realtà. Un saluto da Ios, alle mie prossime letture, il mio prossimo video sarà Il tempo è un bastardo. A tutti un saluto.